Buongiorno o buonasera se preferisce. Siamo qui per darle qualche informazione utile sul castello di Mare Dolce. Inizieremo col dire che Mare Dolce è la borgata di Palermo che circonda l'omonimo edificio, costruito in mezzo a quello che era un giardino paradisiaco. Il castello di Mare Dolce è un complesso di edifici di impianto arabo, modificati e riutilizzati come residenza extraurbana dei sovrani normanni. Divenne il luogo di svago prediletto dal re Ruggero II, che governò Palermo fino alla sua morte nel 1189. Gli edifici si specchiavano sul lago artificiale, realizzato in corrispondenza di due favarra, due sorgenti di acqua. Il lago era circondato da una lussureggiante vegetazione, con grandi palme e alberi di arance e limoni, e comprendeva al suo interno un'isola artificiale. Ciò che resta di questo bacino si estende oggi su una superficie di circa 8 ettari e si trova a circa 50 minuti a piedi dal centro della città. La struttura del palazzo è costituita da una grande corte interna, circondata da numerosi ambienti, da due torri circolari e da una grande torre quadrata. Sapevi che il palazzo si affaccia su un grande parco potenziale? Quello che sulla carta è chiamato parco del castello Mare Dolce e che comprende un'area situata tra la città vecchia e la zona industriale è ancora considerato soltanto un confine amministrativo e non un'area a disposizione di Palermo e dei suoi cittadini. Speriamo che vi sia piaciuto e grazie per l'ascolto.